Ok, siamo un po' tardi, ma vediamo anche il Hagor Pass. Inizialmente volevo farlo su un sito. Devo dare anche la premessa, anche qui. Non so dove l'ho salvato. E vabbè. L'ho salvato da qualche altra parte. Qui mi sa. Vabbè, non lo faremo allora. Faremo solo quelli che... Ecco qua, trovato. Per darvi un esempio, ecco. E anche un po' la spiegazione. Il migliore che ho trovato, ma ho cercato poco. Praticamente, normalmente si dice smash or pass. Limit break è un caso a parte, va bene. Ma lo trovo molto, oltre rispettoso, anche un po' volgare, come dire. Perché io non penso a smashare, ecco. Io quando vedo una waifu molto carina, non penso a smash, penso al la voglio abbracciare fortissimo. Quindi per questo ho cambiato da smash a hug, abbraccio. Tipo questa è carina, un abbraccino glielo darei. Ecco, lei... E questo è bello, anche con l'abbraccio tecnicamente non è illegale, ma visto che il sito dice comunque smash, sono legalmente obbligato a dire pass. Ma un abbraccino glielo darei. Anche a Saku, ad esempio. Lei è un po' tanto rigida, lei passo, grazie. Lei non saprei, la passo un attimo. Oh, lei è molto carina, gli do un abbraccino sicuramente. Ecco qui, questo è l'esempio di come funziona. L'Hagor Pass lo facciamo adesso, volevo giusto fare questo esempio. Pass, mi spiace. Ah, lei è molto carina anche. Un abbraccino gli darei. Lei no. Poi esce però dalle orecchie, cos'è? Ultima, lei è anche carina. Un abbraccino glielo faccio. Ok, ecco qui, era l'esempio. Volevo fare in verità di più con quello, ma ci manca il tempo, quindi. Quindi. Ecco il nostro Hagor Pass. Abbiamo 6 risposte. 6 file. Ah, 6 risposte con tanti file, però. Ok, mostra la cartella. Spero che si può partire così. Cos'è questa qui? Mi inquieta un pochino. Mi inquieta un pochino. Ne ho mandate tante, ma ne ho mandate di più. Se non sei dovuto uscire. No, va benissimo. Apprezzo. Ebola-chan. Ah! Credo che un abbraccio sia un po' sconsigliato, ecco. Sembra qualcosa che metterebbe Alice. Pass. Forse pass. Sì. Sembra un po' pallida e anche inquietante. Io... Caruccia, ma passo senza troppi pensieri, va. Questa è Earth-chan, fatta da intelligenza artificiale, poi niente di meno. Lei è molto carina, non so se riesco a dargli un abbraccio, però, visto che devo buttarmi per terra, no, per dare un abbraccio. Considero l'ho fatto, va. Molto carina, non è piatta poi, a quanto pare. Ah, abbraccino a lei, sì, assolutamente. Abbraccio al pavimento, ma è la casa, non è terra, però. Poi abbiamo. Lei non la conosco. Lei sa. Lei sa un po' di tomboy, forse. Ha delle spalle molto grosse. Non saprei. Lei sembra simpatica, ma. Sono in dubbio. Penso che per lei passo, però sembra simpatica, dai. Lady Devil May Cry. Mi spiace. Touch grass. Ah, lei è molto caruccia. Sa proprio di persona un po'. Senza troppe emozioni, ecco, un po' apatica, come dire. Però molto caruccia. Sicuramente un abbraccio. Un abbraccio, ecco qui. Perfetto. Angel Beats, l'ho già sentito. Da Mudae. Quello che dà Gacha Waifu. Ok, prossimo. Devo vedere anch'io. Ah, lei sì, l'ho già vista. Di dov'era? Ah, dove l'ho vista? Non è che l'ho vista, forse mi è familiare.
dallo sprite direi Higurashi May Cry, però dallo sfondo mi sembra un po' un altro gioco che avevo visto, ma direi Higurashi May Cry dal nome. Lei è simpatica, ma non mi dice molto, ecco. Un patto sulla testa, ma mi fermo qui, ecco. Higurashi, ah! Non so come ho azzeccato. Lo stile è quello, dai. Un patto sulla testa, ecco. Una via di mezzo. Poi abbiamo... Beh, insomma... Ah, questo l'ho messa per prova io, mi sa. L'ho messa per test io. Ah, braccio forte, ovviamente. Né con l'esitea. Penso di averlo tolto, onestamente. Un abbraccio forte, però, per l'esitea, va bene. Le liste arrivano da Google Form, sì. C'è qui che si potevano inserire. Un'immagine le persone possono mettere. Se avete siete ancora in tempo, credo. Ecco qua. Ancora in tempo per ancora 5 minuti. Oltre a questo... Ah, questa l'ho vista, è di... di quell'anime strano, com'era? O sono tutti strani? Lei ricorderà un po' una piccola peste, quindi... Niente abbraccio per lei, ma un pazzo sulla testa e caruccia, dai. È Monogatari, esatto. Avevi troppo da mettere. Meno male, lo finisco domani. Dai, ci sta. Dai, lei è un pazzo sulla testa, ma mi fermo lì. Anche forma adulta, eh? Questa cos'è? Questa è inquietante. È tanto anoressica. Io penso che questa la lascio stare, ecco. Poi la pistola che è in mano, non so come la tiene, ma non voglio sapere. Ah, non si vede la faccia. Ok, perdonatemi. Allora. No. Ecco qua, molto meglio, ok. È tipo è Sans. È la versione anime di Sans, dai. È per forza anime Sans. Comunque, no, mi spiace. Ha un... Non lo so, troppo sottiletta. Un po' anche fredda, mi sembra. Tutti quanti sono convertiti al faccianesimo. Cosa hai fatto? Hai cominciato tutto tuo, Wari. Wow, ti sei beccato una tua faccia da Michael. Storico questo momento. Storico momento della Waldorf Week. Poi abbiamo... Lei! Ah! Stile molto carino, mi piace lo stile. Lei anche ha un bel sorrisetto... Allegro, felice e tranquillo. Lei è una hug di sicuro, un hug forte. Lei è molto carina. Le Ben. Sì, le Ben. Beh, in effetti i capelli azzurrini e occhi rossi. Però, no. Poi, abbiamo... Anime di Respawn Bundle. Ah, lei anche l'ho... Mi sa l'ho vista. Non mi confondo, mi sa. Lei... Non lo so, è caruccia, ma la fare un pass con lei. Fare un pass. Faccio anche un cosplay di lei. Ah, ok. Di dove cos'è? Another. Ah, Misaki di Another. E quanti Misaki ci sono? Time to get some umbrelli. Non l'ho mai visto. Prossima! Ah, lei anche mi è familiare? Lo stile mi è familiare. Non lo so, mi sa un po' di hippie. Lei faccio il pass, però... Sembra simpatico, ma non è che mi attira, ecco. Ma sembra simpatica, almeno. Death Parade. Ah, ecco! L'ho visto tempo fa, non me la ricordo, però. Lo stile però mi era familiare. Ma non me la ricordo. Ok. Può essere una barista, sì. Non appare molta gente, lei ha comunque un design di non un personaggio che appare un episodio e basta. Prossimo! Ah, non si vede niente.
Non si vede niente, sono costretto a passare, mi spiace. Lei. Ah! Particolare lei, perché oltre ad avere la capigliatura di Hatsumiku, lei fa una gangster, ma comunque non lo so, non sembra troppo cattiva, o mi sbaglio? Lei caruccia, le farei un abbraccio, dai. Con lei posso fare l'abbraccio, ecco. Un po' in dubbio, ma vado per abbraccio. Lucia di Venus Venus Virus. Ok, non ho mai sentito neanche quel nome. Lei ha bisogno di abbracci. Perfetto, allora ci sto. Ci sto. Abbraccione per lei. Oh, ciao, signor comunista. Benvenuto nello streaming. Siamo qui a giudicare waifu. Il prossimo abbiamo... Franziska von Karma. Ah, certo. Lei, preferisco non rischiarmi la pelle ad abbracciarla. Diciamo, non sono molto per i dommi, ecco. Quindi lei la passerei, ecco. La passerei, la lasciamo in tribunale dove sta. Non facciamola arrabbiare, grazie. Io rischierei abbracciandola, tutti rischierebbero. Io la lascio stare. Salve, benvenuto allo streaming. Apprezzo molto. Poi abbiamo... Lei. Non la riconosco, neanche lo stile. Ma che caruccia. Dai, lei le posso fare un abbraccio, ecco. Un abbraccio. Un abbraccio leggero. Lei è molto carina. Sembra proprio un gioco di cucina. Più o meno. È cute. Sì, è molto carina. Sembra anche simpatica. Poi abbiamo... Ah, Lady Disgaea! La conosco! Un po' una peste, però è molto carina. Un abbraccio glielo darei. Certo, prima meglio se si veste, però... Prima si veste, poi potrei anche darle l'abbraccio. Però sì, ecco. Un abbraccio glielo darei. Poi piatto e giustizia. Va bene, Marco, grazie di essere passato. Allora, buona avventura! Domanda, perché la maggior parte di questa roba sembra under 18? Perché giapponesi! È la risposta, giapponesi! Poi, essendo personaggi anime non reali, chiunque può inventarsi l'età che vuole, no! No, per questo poi ho detto Hardcore Pass invece di Smasher Pass, per più ovvie ragioni. Because Japan, sì, infatti. E il prossimo! Ah! Neanche questa la conosco. Sembra simpatica, ha un sorriso però malizioso in verità. Anche lei però è carina. Ha i capelli un po' corti. Per lei anche un leggero abbraccino ci sta, ecco. Così. Monogatari, ah, non ho presente. Anche lei è carina, un abbraccino glielo farei. Darei. Il prossimo... Lei è di una visual novel, no? Lo stile è proprio da visual novel. Anche lei sembra caruccia. Penso gli darei un abbraccio forte a lei. Sembra così tenera. Sarebbe meglio delle ship su Wattpad. Non ho presente, penso di ritenermi fortunato. E fanfiction su Wattpad, mi sono preso qualcosa, ma forse è meglio così. Marix Angel, Stanix Le... cosa? Non volevo sapere. Oh, sì, così so dove non andare, ecco. Dove tenermi alla larga. Grazie dell'info. Ok, comunque lei è molto caruccia. Hug. Prossima... Chi è stato? Voglio un nome. Io passo a grandi linee. E della visione nuova giapponese, pensate prima, spero. Non sto io. Owari, maledetta. Di te? Non conosco però il lupo, no.
Ok, passiamo al prossimo, grazie. Questo lasciamo stare. Abbiamo. Ah, questa l'ha mandata Emma, vero? Ma lei è molto caruccia. Un abbraccio glielo darei volentieri. Si mette prima via la lama, no? Un abbraccio forte. Caruccia, un po' seria, ma. Sembra abbastanza. Com'è che si dice? Muè? È di Beastars? Ah, non lo conosco. Tutte bambine. Negli anime tutto è maggiorenne. Poi in verità, ho sempre pensato che in verità i disegni giapponesi sono diversi. Sono diversi dalle. Come dire. Sembrano di un'età. Sono di un'età minore, ma rispetto ai disegni giapponesi sono ben differenti dalle bambine reali, no? Quindi non penso si può fare un paragone tra le bambine anime e le bambine reali. Perché bambini reali è proprio disgustoso. Gli abbracci si danno sempre, però. Però. Diciamo la differenza tra anime e vita reale è abissale. Ce ne sono uno, è colpa mia. Oh, Ari, sei uno di loro. No! Prossima! Abbiamo. Allora. Sono eterosessuale. Però. No, è stavolta passo, ecco. Per stavolta passo, Vergil. Mi spiace. Un abbraccino gli darei, ecco lei. Un abbraccino leggero, ecco. Dice che perciò il bro è gay malto. Non l'ho detto! Oh! Certo, mi mandare tu anche una. Ho ancora Link, se non sbaglio. Dovrebbe essere questo. Poi, ecco, un Brofist ci sta benissimo, ecco. Brofist assolutamente. E il prossimo. Ah, anche lei è di. Come, ho già dimenticato il nome. Ugarashi When They Cry, no? Anche lei caruccia. Anche lei darei un abbraccino. Mio, no? Ok. Prima o poi devo giocarlo. Tante cose. E il prossimo. Ah, questa forse l'ha mandata Paul. Ah, dice quel nome in verità di Akane. E niente, spoiler. Lei era quella, com'era? Quella della. Dell'anime, come si chiamava? Ho dimenticato il nome. Ma è quella tipo asociale. Che sta a casa, non fa. Tutto il tempo a casa, no? Che non tocca l'erba. What a mot. Lei però. Un abbraccio glielo darei volentieri. Perché ne ha bisogno. E anche a Caruccia a suo modo. Sono io padre. Non lo so, ti facevo più facciosa. Ne ha bisogno, sì. Eh sì. E il prossimo? Lei è fatta dalle. Lei è strana. Sembra una specie di intelligenza artificiale. È fatta dalla IA. Il po. Le dita sono assurde. Le dita sono assurde. Dai, è fatta dalla IA questa. Ha le dita un po' assurde. Inoltre il fianco è anormale. Anime fatto in computer grafica. Ok, ero convinto fosse in realtà intelligenza artificiale. Hoseki no Kuni. Ah, ok, ecco perché lo stile è particolare. Sì, adesso non cerco, sono già indietro con la schedule. Lei è carina, dai, è carina. Un abbraccio glielo darei volentieri. Ecco qui. Sembra anche abbastanza determinata, simpatica. Volentieri. Prossimo. Lei mi inquieta un po', eh. Lei mi inquieta un pochino. Io penso questa la passo perché mi guarda dritta nell'anima. Ha un sorrisetto malizioso come per dire, ecco la prossima preda. No, grazie. Lei la lascio stare. Fino a che si rompe è fosforo. Ah, deve essere anche tossico da. Se solo inalo troppo. Buono sapersi. Questa
questa, quindi mi spiace, la passo. Per prossima, Bishi. Ah, lei è di un anime con uno stile più, come dire, non è JoJo, però è quel tipo di anime con quello stile grafico americano, no? Lei sembra molto simpatica. Gli darei un abbraccio, dai. Glielo do l'abbraccio, ecco qui. Poi abbiamo... Ah, questo non lo abbraccio! Questo no, grazie. Passo, grazie. Passo. Ora che ci penso, scusate, mi devo dare un'occhiata veloce per vedere se ci sono cose not safe for work. Meglio esserne sicuri. Non si sa mai. Ok. Qui abbiamo... Ehi, la Xianling! Beh, sicuramente, lei è tenerissima. Gli do un abbraccio forte, forte. Poi mangio quello che mi cucina. Poi un abbraccio forte, forte ancora. E poi un abbraccio anche a Guba, perché se lo merita anche lui. Non abbraccio Riccio di Mare. Cioè, no, no, no. Una leggerissima pacca sulla testa, ma proprio quasi non si percepisce, ok? Piano. Lei è tenerissima. Questa... Qui è tipo... Stringo... Abbraccio così forte che mi denuncia. Sapete qual è il mio sogno erotico? Stringere una waifu forte forte e non staccarmi mai più. Giuro. Giuro. È questo. Giuro, non c'è di meglio per me. Stringere forte forte e non staccarsi più. È il mio vero sogno erotico. Ok, poi abbiamo... Ah, questa è di... Non ricordo il nome, ma ho presente. Lei... Non fa molto per me, però mi sa che la passo. Mi spiace. Coraline, ecco, esatto. Poi abbiamo... Ah, e questa invece è l'icona che usava Fado come profilo. Lei è molto carina. Mi piace molto la sua smaga aura e darei tranquillamente un bel abbraccio. Ecco qua. Come Gloria Impassi! E mi spiace, non è mio stile. Mi spiace. Abbracciatela troppo che la consumi. Scusa, Emma. Non volevo farti ingelosire. Poi abbiamo il gatto. No, questo mi spiace. Io e i gatti non andiamo molto d'accordo. Scappano sempre. Corea è molto sassa. Secondo me provi ad abbracciare e sputami un occhio. Allora ho fatto bene. Ho fatto bene. È pericolosa. Quasi come Riccio. Poi abbiamo... È finito. Andiamo indietro, magari mi sono perso qualcosa. Visto che... Ecco, infatti mi metto in ordine di nome. Nono di Pocket Quest. Super caruccia, le do tranquillamente un forte abbraccio. Dopo che si veste, anche qui c'è la clausola, ma tranquillamente un bel abbraccio. Anche a Duzzo, ovviamente. È molto carina, molto simpatica, anche allegra. Volentieri. E anche un po' tic, a mio modesto parere. Dopo che si veste, sì, certo. Si becca il freddo. Tiro per settore. È vero, ha dato, effettivamente. Come ha fatto 6? Su 6. Vediamo se ne sono spuntate altre. Un posto qualcosa si è mosso, quindi altre sono spuntate. Questa non c'era prima, Fado, non metterci anche tu. No. No, niente furri, ok? Niente furri. Passo, ok? E purtroppo devo andare avanti e indietro perché me le metto in ordine di nome. Dovrei mettergli un'altra cartella, forse. Ma siamo verso l'inizio, qui. Ah, eccola qui. Ah, carina lei. Mi piacciono molto le trecce laterali, perché sono molto da tsundere. Lei però assolutamente no, sembra più seria. Però comunque... Comunque sì, è molto caruccia. Anche a lei dai un abbraccio. Ecco qua. Final Fantasy 15? No, non...
Non l'ho ancora giocato, però mi sa. Sono che questa rinuncio, ma sì, che è andata. Questa abbiamo fatto. E la prima abbiamo fatto, no? Ok. Vediamo se ne spuntano altre. Ho visto qualcosa cambiare, mi sa. Quindi c'è. Ah! La ragazza di Deltora. Com'era il nome? Era. L'ho dimenticato. Ha un po'. Sa un po' di Yuffie, un pochino. Era. L'ho dimenticato. Aia, ah, ricordo dove viene, ok? Dall'anima di Deltora. Il nome però non lo ricordo. Ricordo solo Barda, ecco. Jasmine, forse? Era Jasmine, forse? Yes! Ok, dai, qualcosa ha ricordato. Salvato al corner. Lei è molto. Molto avventurosa, ecco. È l'anime di Deltora. Che si è fermato, purtroppo, non ha continuato col libro. E c'è un gioco in giapponese per qualche motivo di Deltora. Lei. Non lo so. Un po' tanto avventurosa per i miei gusti. Una pacca sui capelli, ecco. Gli do tutto qui. Mi spiace. Chi è che manda ste cose? Oh, ma che è? No, no. Questo coso non lo tocco. Sembra informe. Poi abbiamo. Ah, c'è anche questa da. Immagino Xenogears. Lei è molto simpatica. Un abbraccio glielo darei. Poi, qua c'è Puffose. Volentieri un abbraccio. Ecco qua. Un papaganas mutante. Sì, mi sa di sì. Ora devo sempre vedere se mi spunta coroba, mi sa. Devo mettere inizio e fine, mi sa. Abbiamo finito. Perfetto. Abbiamo finito. Grazie mille, è stato divertente a suo modo. È stato divertente. Si può rifare, chi lo sa. Perfetto, non pensavo ci fosse così tanta gente che manda immagini, sono contento.